Questa è la famosa scatola che viene fornita con ogni bicicletta Canyon quando la riceviamo nello scatolone. Dice, let's get started. Cominciamo. Contiene molti accessori e attrezzi utili per montare la bicicletta quando la riceviamo. Questa, ad esempio, è la famosa chiave dinamometrica di Canyon che ci permette di portare avanti un montaggio nel modo più preciso possibile dal punto di vista della coppia di serraggio delle viti e dei bulloni della bicicletta. Ha questo indicatore in plastica con indicati newton metro che praticamente mentre la utilizziamo questa punta in metallo si muove sull'indicatore e ci indica con quanta forza stiamo stringendo. Nella stessa confezione troviamo anche questa bustina con una pasta assembly paste, cioè la pasta per evitare il grippaggio quando montiamo ad esempio il canotto reggisella nel telaio in carbonio. Subito sotto c'è il manuale, notevole, molto massiccio. C'è anche un CD, 1232 pagine, non male. Questa bustina per portarsi magari appresso qualcuno di questi accessori. La pompa per le sospensioni e qui dentro una serie di altri utili attrezzi e accessori. Vediamo, ci sono gli anellini per montare i pedali sulle pedivelle, vari manuali dei prodotti che monta la bicicletta, questi sono tutti SRAM, anche degli adesivi, RockShox. I catari frangenti per avere la bici a norma di legge, probabilmente noi mountain biker non li monteremo mai. Poi cosa abbiamo qui? Il manuale del canotto telescopico. Qui dentro ancora altro adesivo RockShox e i token per la forcella. Monta una Pike, questa Spectra. Un separatore per le pasticche, nel caso volessimo trasportare la bicicletta e togliere la ruota, meglio mettere questo nel freno per evitare che si possano stringere, avvicinare le pasticche. E infine, molto importante, questo piccolo accessorio che dobbiamo montare solo quando abbiamo tolto la bicicletta dallo scatolone e cominciamo a usarla, quello che permette di non ruotare oltre un certo numero di gradi il manubrio, così che non tocchi il telaio eventualmente durante una caduta. Questo va montato sul top tube vicino alla serie sterzo.